Benvenuti ancora una volta a Casa Zaccaria. Oggi prepareremo un polpo però realizzato in una maniera un po' particolare. Infatti come ingredienti ci sarà anche il miele. Ma andiamo subito ad illustrare gli ingredienti. Per questa preparazione serve un polpo di circa un chilo, sedano, carote e cipolla che ci serviranno per cuocere il polpo, circa 300 g di fave, un paio di scalogni, circa 20 g di miele, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per i pomodorini confit invece occorreranno dei pomodori, circa 300 g di pomodori, un paio di cucchiai di zucchero a velo, del sale, del pepe, del timo, eventualmente se vogliamo possiamo aromatizzare e profumare questi pomodorini con degli agrumi e dell'aglio, e il gioco è fatto. Andiamo adesso a vedere i vari passaggi. La prima cosa che ho fatto, che chiaramente mi sono portato avanti, è stata quella di cucinare il polpo. Il polpo l'ho preso, era un polpo congelato, surgelato, l'ho preso direttamente da frozen, da congelato, l'ho messo in cottura insieme a sedano, carote e cipolla, e questo è il risultato. Vedete com'è bello cotto, ha cotto circa 45 minuti. Adesso lo prendiamo e lo andiamo a raffreddare. Lo mettiamo all'interno di una boule. E lo mettiamo chiaramente... nel mio caso lo metterò in abbattitore, ma altrimenti lo possiamo coprire con dell'acqua fredda e lo possiamo portare alla temperatura, diciamo, un pochettino più fredda. Blocchiamo in poche parole la cottura. Seconda cosa da fare sono i pomodorini. I pomodorini, che anche questi richiedono un attimino più di tempo per la preparazione. Infatti bisognerà cuocerli a circa 100-120 gradi in forno, un forno ventilato, per un'oretta e mezza, cioè fino a quando il pomodorino comunque sia non si sarà parzialmente disidratato. Allora, per i pomodorini ci vuole una teglia, chiaramente i pomodorini che andiamo a tagliare a metà, questo pomodorino io lo uso in diverse preparazioni, infatti come avete potuto vedere anche in altri piatti l'ho inserito, perché oltre a dare colore chiaramente dà anche un piacevole sapore, visto che sono pomodorini cotti in forno con lo zucchero a velo, tendono a prendere questa dolcezza interessante. Li possiamo abbinare anche ad esempio una caprese, se vogliamo fare una caprese non col pomodoro fresco ma col pomodorino appunto disidratato, può essere sicuramente una valida alternativa. Facciamo spazio e li andiamo a sistemare in teglia, rivolti con la parte tagliata verso l'alto. Apriamo il tagliere. A questo punto ci andiamo a mettere un po' di timo, anche con il rametto, intanto poi li andiamo eventualmente a levare. Poi ci andiamo a mettere uno spicchio d'aglio tagliato a fettine, e lo andiamo a mettere, diciamo, in giro. Poi zucchero a velo abbondante. Sale, olio extravergine d'oliva. Come ho detto, se vogliamo ci possiamo aggiungere dell'agrume. E li andiamo a mettere in forno a 100-120 gradi al massimo per un'ora e 20. Adesso andiamo avanti con la preparazione e prepareremo le fave. Allora, le fave, in questo caso, visto che siamo in stagione, le utilizziamo fresche, o altrimenti ci sono
quelle surgelate. Le leviamo dal bacello, facciamo un piccolo taglietto se vogliamo, le apriamo e le andiamo a pulire. Io chiaramente qualcuna me la sono già portata avanti, altrimenti ci voleva una puntata solamente a preparare, fare questa preparazione qua. Quando l'acqua avrà raggiunto il bollore, le prendiamo e le immergiamo in acqua bollente per circa un minuto. Dopodiché le andiamo a scolare e le andiamo a raffreddare. Io utilizzerò il metodo dell'acqua e ghiaccio, perché è un metodo che comunque sia blocca immediatamente la clorofilla e il colore, di conseguenza il prodotto rimane bello verde ed è piacevole da vedersi. Allora, l'acqua bolle, immergo. Prendo il ghiaccio che avevo messo in abbattitore. Quando le abbiamo scolate, le abbiamo raffreddate, poi bisognerà levare la parte, diciamo, esterna, che è una parte un pochino più fibrosa, più diciamo meno piacevole in bocca. È passato un minuto, le andiamo a scolare e subito nell'acqua e ghiaccio. Se uno non ha il ghiaccio va benissimo anche dell'acqua fredda, ci vorrà un attimino di più, però il risultato è raggiunto. Voilà, la pentola dell'acqua non serve più. Adesso le andiamo a pulire, perciò prendiamo le fave, facciamo una piccola incisione e svuotiamo il bacello, cioè l'involucro. Le fave sono state tutte pulite e sono pronte per essere appunto saltate in padella. Allora, prendiamo una padella che ci servirà per caramellizzare il polpo, un'altra padella che ci servirà invece per saltare leggermente le fave. Per le fave andremo a mettere un po' di scalogno, lo andiamo ad appassire insieme a dell'olio extravergine d'oliva. Mettiamo dell'olio anche nell'altra padella. Nel frattempo io chiaramente mi sono portato avanti anche con i pomodorini, li ho già cotti, vedete come risultano belli secchi, cioè secchi fino a un certo punto, che comunque sia la parte esterna è disidratata, però internamente sono ancora belli morbidi, ok? E sono pronti per essere poi finiti nel piatto. Andiamo a prendere il polpo. Guardate che bello, cotta al punto giusto. Una cosa che non spesso vedo fare anche nei ristoranti, ma non si fa, è quella di levare la pelle al polpo. Il polpo va lasciato così, non va sicuramente pulito, perché il bello del polpo e anche il sapore del polpo sta anche nella sua pelle. Ok. Chiaramente adesso ne preparo una porzione, perciò direi che è più che sufficiente.
lo scalogno ha raggiunto la giusta cottura e vado ad aggiungerci le fave. La padella è bella calda ed è pronta per accogliere il polpo. Il tagliere non ci occorre più. Andiamo a girare. Allora, io in questo momento la sto preparando il polpo all'interno di una padella in acciaio non antiaderente. Perché? Perché in questo caso riesco a dargli una caramellizzazione superiore rispetto a una padella antiaderente, ok? Perciò possiamo usare l'alluminio, possiamo usare, diciamo, l'acciaio, come sto facendo adesso. Se usiamo l'antiaderente, mettiamo veramente poco olio in maniera da riuscire a creare questa caramellizzazione. A questo punto aggiungiamo il miele. Voilà. Andiamo adesso all'impiattamento. Mettiamo alla base del piatto le fave. In questo caso io sto usando una fondina perché mi piace, diciamo, l'idea, ok? Però si può fare anche in un piatto piano senza problemi. Poi ci aggiungiamo il polpo. Se vogliamo lo possiamo anche tagliare più piccolo, come preferiamo. Ok, vedete com'è bello lucido grazie all'utilizzo del miele. Ok. Così che si vedono anche le fave. A parte che dopo ne metteremo anche sopra a guarnizione alcune disidratate. Aggiungiamo dei pomodorini. Io ho realizzato delle fave, come potete vedere ho preso queste fave che ho sbianchito, in parte le ho messe a disidratare, a seccare, e ho questo effetto, diciamo, crunchy, no? Che andremo a metterlo insieme alle altre fave, in maniera da avere anche una consistenza croccante in bocca. Questo è un passaggio alternativo, nel senso che non è obbligatorio per la riuscita del piatto. Adesso andiamo a guarnire con dei fiorellini di timo. Che oltre a dare profumo danno anche un bel colore. Un filino d'olio extravergine d'oliva, una macinata di pepe, e il piatto è pronto. Ecco a voi un polpo fatto in una versione un po' diversa, caramellato grazie all'utilizzo del miele, un miele d'acacia in questo caso, servito con sotto un letto di fave che abbiamo sbianchito, private, appunto, le abbiamo private della pelle un pochino più dura, dopodiché le abbiamo saltate con un po' di scalogno. In abbinamento ci abbiamo messo questi pomodorini confit che abbiamo preparato in forno a 100 gradi per circa un'ora, con lo zucchero, con tutto quello che vi ho fatto vedere in ricetta, e questo è il piatto. Io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta perché in qualche maniera mi avete accolto nelle vostre case. Vi invito sempre a scrivermi sulle mie pagine di Facebook e di Instagram e vi aspetto alla prossima puntata.